Presidente, oggi stiamo, e anche i colleghi hanno appena dato i pareri su una riforma costituzionale. Riteniamo che oggi la democrazia sia morta, perché con una sentenza politica della Consulta, dopo pressioni politiche verso la stessa Consulta, che ricordo formata da quello stesso Amato che qualcuno vorrebbe Presidente della Repubblica, ha impedito ai cittadini di questo Paese di esprimere liberamente la propria volontà. Tale fatto è stato aggravato dal voto, anche questa mattina, di una maggioranza assolutamente insensibile non alle esigenze della Lega, ma alle esigenze di un Paese che voleva e doveva esprimersi per la stessa Costituzione che oggi state stuprando. E allora noi non possiamo stare zitti e non fare sentire la voce di questi milioni di persone. Sentiamo la responsabilità politica di dire che state derubando il Paese della democrazia. Siete dei ladri della democrazia! Non avete nemmeno permesso di... Colleghi della Lega, per favore, togliete per favore quei cartelli. Prego i commessi di aiutarmi. Onorevole Fedriga, la prego. Colleghi della Lega, per favore, leviamo i cartelli. Colleghi, per favore. Ai diktat del patto del Nazareno avete svenduto gli interessi dei cittadini di questo Paese. Noi non stiamo zitti, noi non vi facciamo lavorare per svendere gli interessi degli italiani al patto del Nazareno. Colleghi, per favore, per favore. Non ci azzittite, noi continuiamo a combattere, abbiamo forza della gente. Onorevole Caon la richiama all'ordine, onorevole Fini la richiama all'ordine, grazie. E la gente ha il diritto di protestare anche con i loro rappresentanti in Parlamento. Non è una giornata come tutte le altre. Non si può dire o dare la colpa a qualcuno di interrompere i lavori. Per qualche ora che avevamo chiesto, ripeto, per un fatto gravissimo, gravissimo, che anche chi ha votato quella drammatica e vergognosa riforma dovrebbe rendersi conto che è impedito ai cittadini di esprimersi. E quindi annuncio che da oggi la Lega cambia il suo atteggiamento, non per contrastare... Colleghi, per favore. Guardi, non per contrastare qualcuno, qualche piccolo interesse di bottega che rimarca solo lo squallore dell'attuale situazione politica, come sta facendo la maggioranza. Noi questa battaglia la porteremo avanti perché purtroppo siamo rimasti tra i pochi che ancora difendono l'interesse generale delle persone che hanno il diritto di andare in pensione, di vedersi riconosciuti i diritti sanciti dalla Costituzione. Siamo ancora fra i pochi che guardano l'interesse generale. Purtroppo gli interessi particolari di qualche patto segreto, vedo che la gran parte dei membri seduti in quest'Aula vengono prima degli interessi dei cittadini. Non ci stiamo e la Lega continua la battaglia. Non ci fermiamo e non ci fermerete.